finito? Ok. Grazie. Guarda che bello, uno cammina per caso ed ecco i pompieri che hanno dato fuoco, come sempre, a un cestino dell'immondizia. Normale. Questa vetrina è assurda, ma è interessante. Bello. Come fa? Mit den Brillen, denkst du? Mit den Brillen, sono gli uccellini con gli occhiali. Die bei uns früh morgens mal sind, die Ja, die ärgern den. Ma è normale? Perché? Nee, so Canada Land. Ah! Ciao! So, questo negozio che esiste da 200 anni chiude e sui cartelli là c'è scritto Wir ziehen e poi un più piccolo ins Netz, ossia traslochiamo e traslocano su internet. Non esisterà più questo negozio di carissimi ma anche bellissimi mobili di legno. Poi qui è caduto un albero, ma può essere che ci siano i castori viva? Ja, die tun Bäume anfressen. Ja. Può essere che gli animaletti li abbiano mangiati, ma poi anche qui qualcuno ha sistemato due sedie. Guarda. Perché qui ormai è così. Guarda, in questo bel viale qui di fronte, lungo il corso d'acqua, è tutto morto. Vedi? È tutto pieno di rami morti. Ma una selva proprio di rami morti. Guarda anche qui, c'è tutto completamente morto. Molto morto. Bah. Guarda che bei colori. Rossa. Rossa. Case vecchie. Case antiche. Il fabbricone lì. La ciminiera. E poi qui palazzi nuovissimi. Brutti, perché cioè, uno non può fare una ripresina in pace che ti camminano addosso. Ah, guarda, la gelateria è già aperta. Però noi adesso stiamo andando al nostro nuovo supermercato preferito, ossia al Netto. Canzo Netto, sai? Netto. Netto. Brutto. Perché è brutto? Don't put us up. Yeah. Poi vorrei dire che oggi è carnevale, non abbiamo incontrato nessuna mascherina, ma proprio nessuna. Allora. Andiamo al Netto. Che puzza. Oh, chi è che mi si cucca? Io non so, non l'ho fatto con gli smuoti, non c'è nessun altro. No, vabbè. Però, se un bel che d'asco, se ti ambisce in veniga, Aldi. Questo costa un po' di meno di altri. Yeah. Abiciaba, ein Euro 10, un yen 99 cent. Questo che vogliamo mangiare con le patate. Questo mix costa qui 99 centesimi, da Aldi 1,10 euro.
questa settimana. Le zucche non ci interessano. Le patate qui sono sempre care, quindi no. Un muesli, un po' di tutti i tipi. Sopra ci sono i muesli veri e propri e sotto ci sono i fiocchi d'avena. Poi qui c'è la Nutella in limited edition con Dortmund, Monaco di Baviera e Francoforte. E ce ne andiamo. Cinema, persone, pieno pieno. Mamma mia, che cantiere gigante qui, oddio. Se bauscht alle ohne Ende. Perché è carnevale oggi, però siccome il carnevale è stato rimandato, allora non si vede nessuno, in realtà poche persone sono travestite. Oh guarda, che succede? Guarda, un corona test center, via. Ecco. Gnomi, e vabbè. Santini, e va bene. Ma che cosa sono questi? Boh. A me piacciono questi, naturalmente. Soprattutto gli anellini mi sembrano molto carini. Adesso è passato un mese, è iniziato marzo e c'è ancora il cartellino su cui ho scritto che il prezzo è aumentato. Non l'hanno ancora cambiato il prezzo dei tovagliolini, è aumentato di 10 centesimi, ma mantengono ancora e sempre il prezzo vecchio. Siamo al Penny. Perché tu pensi che siamo in Germania, no? Però non proprio.
una libreria come se fossimo a Parigi. Guarda che bello! Zang! Zang! Da-da-da. Questo qua è follemente profumato, io non so cosa si è messo, ma cioè veramente non mi sembra il caso. Senti. Ma le signorine. Ecco, è superato questo tratto, non c'è più niente, più nessuno. Ecco, dopo tantissimo tempo, dopo tutta la fine dell'estate, tutto l'autunno e tutto l'inverno, finalmente ci concediamo oggi un caffè freddo. Ma sai perché? Perché oggi costa meno. Questo? Sì. Yeah. Oh. Sarà spesso. Yeah, l'altro era questo giallo. Yeah. Ma ci piace questo, vero? Yeah. Manina di sentire? Una quarantina. Questo caffè
freddo che ci possiamo permettere per la prima volta dopo qualcosa come 7 mesi, lo dedichiamo alla brutta faccia di quella persona che in Liguria ci ha scritto che noi beviamo questo caffè perché ce lo regala Aldi. Aldi non ci regala niente, come dico sempre, siamo noi che regaliamo spesso involontariamente i soldi che i cassieri di Aldi, disonesti, a volte ci rubano. Intanto qui tutto chiude, questo primo piano è completamente vuoto. Nel bel mezzo del nulla c'è questa macchina, così va bene. Perché noi paghiamo l'asciugatrice affinché non asciughi completamente. In realtà noi paghiamo 2 giri di asciugatrice, che già fa quasi 4 euro. Ne pagassimo 3, asciugherebbe per 3/4 d'ora e poi le cose sarebbero asciutte. Ma questi soldi non ce li abbiamo. Ecco, quindi... Buono. Che ne siano le gyros, no? Ja. Yeah. Vetrina dei libri, e cosa ho appena trovato? Alessia aveva i quadernoni di Mordillo. Ora, di dov'è Mordillo? Quanti lo sanno? Sud America sì, ci arrivano tutti, ma di dove esattamente? Lui è argentino. Via. Ciao.
quelle persone che non hanno più i soldi o non li hanno mai avuti o comunque sono in ristrettezze economiche e vogliono comunque a tutti i costi concedersi qualcosa e quindi pagano cibo e bevande mediocri sottraendo i soldi a qualcos'altro che pure servirebbe. Ecco, queste persone con evidenza si vivono la loro quotidianità come piena di mancanze, ma la quotidianità è veramente piena di mancanze, cioè manca veramente qualcosa. Io adesso sto andando al lavoro, 6-7 anni fa avrei preso il caffè caldo che poi mi sarebbe bevuta mentre lavoro, ma questo caffè caldo mi serve veramente? Poi soprattutto quando costa 2,80 euro e sa di acqua sporca. Cioè, è necessario veramente che io beva questo caffè caldo? La risposta è no, perché questo caffè poi al lavoro non riuscivo mai a bermelo veramente caldo. Avevo un sapore cattivo, non era mai come volevo io, costava troppo, la schiuma era fatta di aria che poi mi dava fastidio alla pancia, il latte era il latte conservato, non il latte fresco, e anche lui mi dava fastidio alla pancia. Quindi, cioè, ho migliorato la mia vita non bevendolo più e ho risparmiato anche dei soldi. Con questi soldi poi, che sono soldini piccoli comunque, senza avere l'impressione di star facendo un sacrificio immane per concedermi qualcosa, ci compro quello che random mi pare. Aiuto. Abbi. Ok, e ho finito di lavorare e quindi adesso me ne vado. Veramente. Sui pantaloni questa persona ha gli orsetti. Questi tavolini qui, così come questo improbabile pizza pasta ristorante buongiorno, questa è tutta roba nuova. Tu ti vuoi rallegrare? Ah, gli italiani nel mondo, le migliori posizioni. Rifletti, cerca di capire realmente che cos'è questo. Non pensare che
Mazza che carro armato che c'aveva quello come macchina fotografica. Brutto. Perché c'è il sole, no? Quindi io sto avendo qua il cazzo. €0,69 Aldi. Oggi a ora di pranzo sono andata girando per forse mezz'ora dentro TK Maxx con in mano una crema corpo all'arancia di Lavera nel tubo vecchio che adesso è obsoleto perché le confezioni sono nuove, e una crema allo zenzero di Dove, interamente naturale. E poi alla fine le ho posate tutte e due perché mi sono resa conto che la crema di Lavera costava un euro soltanto, meno rispetto a quanto costano adesso le nuove confezioni nei negozi. E la crema di Dove costava €2,99, ma insomma, cioè io in scorta ho 200 creme per il corpo, non ha senso comprare ancora altre creme per il corpo, poi tutte e due insieme già facevano €8, e quindi, e questo è il problema di TK Maxx.
Ossia che siccome le cose sono scontate con uno sconto che è più grande del 20, del 30%, tu sei portato a comprare, a far scorta e man bassa di cose che in realtà non ti servono. Resta il fatto che io le creme di Lavera ne avrei comprate addirittura due, una alla rosa per nostalgia di tempi andati e una è quella all'arancia, nella speranza che abbia l'odore di arancia candita che io ricordo dal passato, e avevo comprato anche la crema di Dove perché curiosità di provarla. Stiamo andando qui, questo è un ennesimo supermercato super economico, hard discount. Ecco, questo è il mio acquisto da norma. 1,99 euro. Due.